Bella ragazzi, allora, fa stranissimo dopo tipo 6 mesi riaccendere la telecamera e provare a registrare un video. Tanto dico subito perché mi vedete da solo. Mi vedete da solo perché semplicemente questo video non era programmato e ho deciso così proprio al momento di farlo. Infatti ho proprio preso la telecamera da lì dietro e l'ho rimessa in funzione. Non ho neanche attaccato il programma per il microfono perché, beh, tanto un video così. Di spiegazione e non sono qui per fare quello professionale, cercherò di fare meno tagli possibili, anche se mi incepperò un sacco di volte perché le cose che devo dire sono tantissime, complesse, e devo usare anche le parole giuste perché magari se no posso offendere qualcuno. Allora, dico subito sì, appunto, stavo dicendo, ho fatto così proprio il video all'improvviso, mentre stavo studiando, mi sono preso una pausa, ho detto, sai che faccio? Mo registro perché. Così, mi è venuto quel rimorso di coscienza e di esistete anche voi, devo darvi qualche spiegazione. Cosa è successo? Semplicemente la cosa può sembrare molto semplice e molto normale, può sembrare strano che sia così, ma in realtà è proprio questo. È finita la voglia. Finita la voglia per vari motivi che cercherò di elencare piano piano. Perché semplicemente siamo cresciuti in un certo senso e abbiamo deciso di fare della nostra vita qualcosa di diverso rispetto a YouTube, di non dedicare più a YouTube quello che dedicavamo prima, perché semplicemente prima YouTube lo vedevo quasi praticamente al 90% come un lavoro, anche se non era la mia unica fonte di guadagno, perché non abbiamo mai fatto questi grandissimi soldi con YouTube, e quindi io ho deciso che anche per via dei vari eventi che sono successi in quei mesi precedenti alla fine di YouTube nella mia vita, che non sto qui a dire a voi perché so cazzi miei, non è niente che riguarda Xenic, niente che riguarda qualsiasi altra cosa, è una cosa che riguarda me e cose mie personali, che mi hanno fatto capire che forse questa non è la strada che dovevo intraprendere, di tornare invece sui miei passi, che erano quelli del appunto di fare quello che ho sempre voluto fare nella mia vita, cioè medicina. Chi ci segue da tantissimo, chi segue il canale da proprio dagli inizi, sa nei vari Facu Time che io ho detto che fin da piccolo ho sempre voluto fare il medico e poi non sono riuscito a fare perché ho fatto un test d'ingresso per medicina, non sono entrato e mi sono demoralizzato e da quel momento ho deciso di non fare più nulla. Ma ora appunto per determinati eventi che le persone a me strette sanno che sono successe nella mia vita, mi hanno ricordato che questa passione era quella principale nella mia vita e che non era YouTube. YouTube è una grande passione che ho avuto, che ho ancora e che però non è maggiore di quella per la medicina. Quindi ho deciso semplicemente di accantonare YouTube e mettermi sotto per fare questo test d'ingresso che si terrà a settembre. Quindi io praticamente da novembre, fine novembre, ottobre-novembre ho iniziato a studiare molto duramente. Cioè qua c'ho tutti libri, appunti, libri e cazzi vari, tutta la scrivania piena di libri c'ho, dove prima c'erano tutte le telecamere e cose varie. E perché semplicemente ho 23 anni e medicina dura 6 anni, vorrei riuscire ad entrare insomma al primo colpo. Lo chiamo primo colpo perché è la prima vera volta che ci provo, perché la prima volta che ci ho provato non ero consapevole dei miei mezzi e forse mi sto dilungando un po' troppo su sta cosa, però ci arriveremo poi a dire perché non tutto quanto questo che è successo intorno e tutte quante di YouTube. Però prima ormai sto parlando a ruota libera e quello che mi viene in mente dico, anche se è organizzato male probabilmente quello che sto dicendo. Perciò stavo dicendo, dato che ho 23 anni, medicina dura 6 anni, vorrei entrare al primo colpo per cercare di finire medicina in tempo, almeno entro i 30 anni, laurearmi e avere comunque un lavoro normale, decente e un'entrata fissa, ma soprattutto fare una cosa che mi piace e che veramente mi appassiona. Detto questo, cosa è successo con Xenic? Assolutamente niente, ci sentiamo, giochiamo ancora a LOL insieme, quelle poche volte che c'è tempo, e la sera soprattutto, dopo cena. Giochiamo ancora a LOL insieme, usciamo insieme qualche volta, magari ultimamente un po' meno perché anche lui ha i suoi cazzi e abitando comunque lontano è sempre più difficile vederci, ma comunque quando è possibile ci vediamo. Quindi sto qui da solo, non lo sa neanche lui che sto facendo questo video, probabilmente non glielo dirò nemmeno, lo vedrà pubblicato e via. Questo video non me ne frega niente delle visual che farà, sono sicuro che farà
pochissime visual perché ormai il canale è praticamente abbandonato. Farà pochissime visual, magari fa 2-3 mila visualizzazioni neanche, ma non mi interessa, lo faccio per quelli che appunto mi hanno chiesto in tante occasioni, tante volte ripetuto, dacci una spiegazione perché non è una mancanza di rispetto. Molti commenti pure mi hanno dato un po' fastidio tra virgolette, mi hanno dato fastidio quello che hanno scritto, per esempio, cioè, vi leggo ciò qui davanti. Siccome sono finiti i soldini di YouTube, ovviamente per le pochissime visual spariscono dal nulla. Non gli importa un cazzo di voi iscritti, perché se gli importava qualcosa di voi spiegavano. Allora, potete anche credere che non stiamo più facendo niente per i soldi di YouTube, cazzi vari, però non è così. E seconda cosa, sono qui a spiegarvi e dovete anche pensare che dietro a questa telecamera c'è una persona umana che non ha assolutamente nulla di diverso da voi, né di più né di meno, è una persona normale che vive una vita normale, che non è una star, non è un VIP, non è niente, è semplicemente come un amico che avete accanto in qualsiasi momento. Penso di non dovervi dare una spiegazione, cioè non è che se non vi do una spiegazione è perché non me ne frega niente, ma perché magari o non riesco a darla o non mi trovo in difficoltà a darla, e soprattutto non perché non so ancora cosa fare di questo canale, cioè non è detto, cioè io non sto dicendo che lo abbandonerò, che questo è un video finale, l'ultimo video che vedrete su questo canale, no, perché probabilmente quando ho voglia e decido di accendere la telecamera e di fare un video così come lo sto facendo ora, lo farò, e lo farò senza problemi. Certo, ci saranno sempre meno persone a guardare, ma quello non mi interessa perché, come ho già detto all'inizio, non campo di YouTube, non ci ho mai campato neanche nei momenti migliori, quelli in cui facevamo 20.000 iscritti al mese e ogni video arrivava alle 100.000 views, i tempi delle challenge, che praticamente si può dire che siamo stati tra i primi a portare le challenge in Italia, neanche a quei tempi facevamo questi grandi soldi, anche perché dovete pure calcolare che dividevamo il tutto per due, quindi magari in uno ci avremmo campato da soli. In due era un po' più difficile, infatti comunque ognuno di noi ha sempre fatto altro oltre a YouTube, non ha mai fatto solo YouTube. Semplicemente non è che abbiamo deciso da un giorno all'altro, abbiamo detto non facciamo più video. Come avete visto negli ultimi tempi era sempre calata di più la frequenza dell'uscita dei video, e poi è successo che semplicemente semplicemente col tempo non ci sentiamo più, non ci sentivamo più per dirci che famo, registriamo, che ne so, stavamo al computer, giocavamo a League of Legends insieme, e non è che mentre giocavamo ci dicevamo vabbè domani stai a venire per registrare, è semplicemente una cosa che è andata a scemare piano piano col tempo e poi non se n'è più parlato e basta, quindi non è stata una cosa decisa da un giorno all'altro, ci siamo visti, ci siamo incontrati, abbiamo detto ehi, da oggi non registriamo più perché io devo studiare e tu devi lavorare e tu fai quello, io faccio quest'altro, basta. È stata semplicemente una cosa normale che si è delineata col tempo e è maturata col tempo. E tra l'altro cosa è maturato? Niente, perché non è che sto dicendo che chiudiamo il canale. Quindi, come detto, non è stata una cosa decisa nettamente. Non sto qui a dirvi ovviamente che non sto facendo video perché studio, perché comunque 5 minuti per registrare ce l'ho. Magari un po' meno per montare il video, infatti spero di fare meno tagli possibile a sto video. Spero, con tutta la vita. Quindi per registrare il tempo ci sarebbe, e semplicemente però accendi la telecamera e dici che fai, cosa non fai, videogiochi, ultimamente io saranno 4 mesi che non accendo la Play, perché ovviamente studio e se devo giocare a qualcosa gioco a League of Legends, che è l'unico gioco che faccio in questo momento, che neanche troppo, cioè 2 partite al giorno se mi dice bene, quindi se noi accendiamo la telecamera cosa facciamo? È anche quello un problema. Non facendo praticamente più videogiochi, cosa fai? Vlog? Ma non è che vado in giro molto, perché ultimamente sto andando ai corsi per i corsi per quelli di preparazione al test di medicina, sto facendo delle ripetizioni di chimica con una ragazza che mi aiuta e tutto quanto, quindi questa è la mia vita. Ogni tanto vado al chiosco, quando esco di pomeriggio vado al chiosco con gli amici, se no si esce di sera o addirittura si rimane a casa a studiare, molto semplicemente. Oltretutto, diciamo che adesso entro in un discorso un po' troppo, magari che un po' scomodo, diciamo che la cosa che non, sinceramente, anche il mondo interno di YouTube negli ultimi tempi non era più quello che di una volta, non mi stava più piacendo sinceramente, come il comportamento di varie persone proprio dell'interno di YouTube, cioè di youtuber
che non vedete davanti alla telecamera, ma dietro alla telecamera, quindi come sono realmente le persone. C'è veramente tanta, 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 tanta ipocrisia su YouTube. C'è sempre, cioè, lo dicevamo sempre, anche non è perché adesso dice vabbè, tanto non deve più campare questa cosa, che gli frega, può sparare a zero su tutti. L'abbiamo sempre detto dell'ipocrisia di YouTube, abbiamo fatto anche dei FAQ time dove ci facevate delle domande. E dove diciamo l'ipocrisia di YouTube, perché ci sono veramente tante persone ipocrite che voi vedete davanti allo schermo e pensate un modo, ma poi conoscendole, vedendo le loro azioni soprattutto, non magari conoscendole perché ci parli direttamente, ma vedendo le loro azioni e quello che fanno e come si comportano, quello che dicono e poi quello che fanno dietro, veramente non riesco a capire come la gente possa comportarsi esattamente all'opposto di quello che magari fa vedere sulla telecamera. Che veramente noi ci siamo comportati sempre in modo trasparente e non abbiamo mai preso in giro nessuno. Infatti mi fa ridere la cosa che quando leggo i commenti sono finiti i soldi di YouTube, a loro non gliene frega niente di voi, vanno sfruttato per far soldi e poi nel momento in cui non facevano più soldi hanno lasciato perdere tutto quanto. Caro deficiente che scrivi questi commenti, tu non sai quello che è successo nella mia vita, quello che è successo nella vita di Xenic, non sai magari perché magari un evento della tua vita ti cambia radicalmente la visione che hai e magari dici, oddio, che sto a fare? Sto a fare una cazzata, magari dovrei fare qualcos'altro e dovrei cambiare il modo di approcciarmi alla vita. E sembra molto filosofico, però è così, cioè è successo questo. Semplicemente dentro di me è scattata una molla che mi ha detto no, non mi piace quello che sto a fare della mia vita, voglio cambiare, voglio tornare sui miei passi e fare quello che ho sempre voluto fare, anche perché probabilmente mi piacerebbe di più. Che resta qui, magari a naspare, fa quei 800, manco 800 euro al mese, che dovete pensare che sembrano tanti per voi che magari andate a scuola, vivete con i genitori, vi danno 10 euro per uscire la sera, tutto quanto, ma se ci devi campare, deve essere il tuo lavoro, devi pagare la benzina, pagare gli attrezzi per YouTube, tutte le cazzate che ti servono per fare un video, per campare, perché comunque a 23 anni non è che ti danno i 10 euro per uscire la sera, se non stai studiando, ovviamente, se sei uno che studia, praticamente il tuo lavoro è studiare, quindi è giusto anche che magari danno qualche soldo per uscire la sera, ma se sanno che tu guadagni da YouTube non ti danno i soldi per uscire la sera, sono quelli che ti guadagni tramite YouTube, quindi 800 euro al mese non so tanti e a volte non ci arriviamo neanche a 800 euro perché dobbiamo dividere per due, quindi adesso sapete anche quanti guadagni ci sono dietro a YouTube per un canale come il nostro, che attenzione, non sto a dire che sono pochi e non sto a dire che tutti guadagnano 800 euro, ci stanno quelli che guadagnano cifre veramente anche che voi non immaginate, ma molto molto alte. Detto questo, stavo dicendo dell'ipocrisia della gente, vedo che ne so, youtuber mai inculati da 5 anni a questa parte, da altri youtuber che da un momento all'altro magari fanno un boom di iscritti perché fanno dei video che comunque piacciono e vedo che poi diventano dei pilastri delle community praticamente. Questo per farvi capire l'ipocrisia di alcune persone. Nel senso che non lo youtuber che non è mai stato inculato e poi diventa amico di tutti gli altri, ma quelli che prima non si inculavano e poi appena vedono che comincia a fare due numeri cominciano a farci i video, quello sì, fa ride molto. Perché in un certo senso è successo anche a noi. Diciamo che molti ci hanno sempre tenuto un po' alla larga perché stavamo antipatici all'altre persone che magari erano loro amiche e che quindi evitavano magari di fare proprio. Se proprio dovevano facevano un video con noi, se non dovevano, se non erano proprio obbligati, magari evitavano per non fare magari un torto all'amico loro, per tutti sti giri, capito? Una cosa veramente cose infantili, perché ci stanno veramente tante persone infantili su YouTube che sono pure ignoranti, cioè, perché si vede che, raga, è brutto essere ignoranti comunque, e quindi poi l'ignoranza si trasforma in un comportamento infantile e quello poi è quello che rappresentano. Poi che se magari hanno fatto due soldi con YouTube, ok, ma resti comunque ignorante. Attenzione, mo non voglio scatenare il toto YouTubers oppure tutti gli investigatori di YouTube che vanno a vedere con chi abbiamo fatto i video, con chi ne abbiamo fatti di più, con chi ne abbiamo fatti di meno, a chi è che potremmo stare antipatici, chi è che. Era un discorso in generale, era un discorso in generale, magari parlo anche di altri canali che non c'entrano niente, che non hanno mai neanche parlato personalmente con noi, quindi non mi riferisco a nessuno. Diciamo che se c'è
una persona a cui noi dobbiamo essere grati su YouTube, quella è Frax, perché per ovvi motivi che tutti sapete, e l'unica veramente l'unica persona è lui, forse insieme a Dread, a cui dobbiamo qualcosa su YouTube. Del resto penso di non dovere nulla a nessuno, perché veramente si sono comportati come amici, anche se magari ultimamente soprattutto con Dread non ci sono zero rapporti, nel senso che non ci sentiamo neanche più perché vabbè, lui c'ha i cazzi suoi, io c'ho i miei, e con Frax ci sentiamo perché ovviamente abbiamo un'amicizia che nasce da prima di YouTube, quindi ogni tanto ci sentiamo anche se poco perché lui sta a Milano e c'ha anche lui vari impegni e anche io ho i miei, quindi ci sentiamo poco, però comunque ci sentiamo, sappiamo che se vogliamo un massaggio lo mandiamo, è come se fosse sempre la stessa amicizia di sempre, insomma. Adesso praticamente racconta tutta la mia vita negli ultimi 6 mesi, questo video durerà 20 minuti, beato a chi finirà di vederlo e chi non chiuderà prima. Volevo leggere un altro commento, ecco, e così dopo essere stati lanciati dai Melagodo, aspettavo molto sto calo, godo. C'ha bisogno dei commenti, questo commento di idiota, cioè non credo che bisogna commentarlo, insomma. Cioè, sapete che gli avvoltoi. Cioè, andate a cercare che vuol dire avvoltoio sul dizionario e capirete la definizione di questa persona. Cioè, è brutto veramente campare sulle disgrazie altrui, perché vuol dire che la tua vita è vuota e non hai mai avuto delle soddisfazioni in vita tua. E mi dispiace per te, sinceramente. Perché, cioè, è bello gioire quando c'hai delle soddisfazioni che ti sei creato, non perché un altro cade. Cade poi. Decide di fare qualcos'altro della sua vita e basta, semplicemente. Io sono qui, sono contentissimo di quello che sto facendo, mi sto preparando veramente bene, sto imparando un sacco di cose, perché studiare veramente non mi è mai piaciuto perché, diciamo che ho sempre avuto dei professori che mi hanno fatto odiare qualsiasi materia, soprattutto quelle letterarie, quindi ho sempre pensato nell'inutilità dello studio e di quanto fosse inutile, infatti non ho avuto dei grandi risultati superiori, ma comunque mi sono sempre ritenuto una persona abbastanza intelligente, che sa fare determinati ragionamenti e che se ci si mette può fare qualunque cosa, e YouTube lo dimostra, comunque abbiamo raggiunto dei risultati per me straordinari su YouTube, per qualcun altro un po' meno, però per me quasi arrivare ad avere quasi 200.000 iscritti su YouTube non è da tutti e posso comunque pensare che sia una soddisfazione delle tante nella mia vita. E stavo dicendo, quindi ho riscoperto l'amore per lo studio, riscoperto, scoperto per la prima volta. Sto veramente, a volte mi diverto a studiare perché studio cose che mi interessano, nelle quali ho passione, quindi quando scopro una cosa nuova che non sapevo prima, per me è una conquista. Cioè, so proprio che mi sto arricchendo dentro e è una sensazione bella, quindi consiglio anche a voi che se vi piace una cosa, tra l'altro sono malato anche di questo ultimamente, e consiglio anche a voi quindi che se vi piace una cosa di farla, perché alla fine una cosa se ti piace la fai bene e se la fai bene ti arricchisci dentro e fai qualcosa che ti rende felice e tutto quanto, e bla 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 bla, sempre i soliti discorsi. Però per la prima volta quando faccio questo discorso ci credo veramente perché l'ho provato sulla mia pelle. Magari qualcuno che fa i video su YouTube quando dice queste cose non ci crede neanche lui perché semplicemente magari fa un video, si è rotto il cazzo, deve fare i video, però ci guadagna e quindi deve farli e sta a fare una cosa che non vuole fare, però è il suo lavoro, quindi lo fa. E tutto qui, quindi semplicemente YouTube non era più in cima alla mia lista delle cose, non mi divertivo, si poteva dire sì, non mi divertivo più a farlo, come ho detto anche per via dell'ambiente che sinceramente è sempre andato peggiorando. Avrei dovuto fare una cosa dove sputtanavo tutti quanti, però non la voglio fare perché non so, comunque sia a qualcuno di loro comunque un minimo di gratitudine gliela devo. Non mi sento di fare quei video che sputtani gente a random perché sembra che stai rosicando qualcosa e soprattutto non è un comportamento educato e non è un comportamento neanche troppo, diciamo, da uomo. È un po' è un po' infantile come comportamento, quindi non ho sputtanato nessuno, non vi prego di non commentare secondo me è stato questo, secondo me va fatto questo qua, cioè avete avuto problemi con questo o quell'altro, perché tanto regà, quando dite una cosa non ci beccate mai, cioè anche quando leggo commenti sotto altri video riguardo altre storie che magari io so come sono andate perché stando comunque dentro YouTube so nell'ambito nostro se parla e sai come sono andate e vedo che voi fate dei commenti
complottistici dietro altre cose, dite è stato così, è stato... non ci beccate mai, non ci riuscite, veramente, non ho mai visto un commento che analizzasse la situazione in modo lucido e dicesse è così, e dico cazzo, ci ha preso, è stato un genio, è riuscito a capire quello che è successo, non ci beccate mai. Quindi vi prego di non scrivere niente qua sotto riguardo a cose complottiste, cazzi, complottiste si dice, boh. Tanto perché mi sono arricchito culturalmente e cazzi vari, quindi lasciate stare. Penso di aver chiarito tutto, sinceramente. Non che ho lasciato perde qualcosa? Non credo. I video, se vi state chiedendo, ma quindi che fate? I video li fate? Continuate? No? Non so dirvi neanche io perché che video farei? Cioè, videogiochi basta. Potrei fare qualche video dell'LOL, ma faccio cagare. Cioè, sono Gold 4. Sono arrivato Gold 3 sta season massimo. Quindi faccio un po' schifo. Volevo streamare un po' di LOL ultimamente, ma la scheda video mi funziona male. Oltretutto, ho problemi pure col computer, cazzi vari. Quindi non posso neanche streamare su Twitch. Non lo so, magari qualche vlog ogni tanto che vi aggiorno quello che sto facendo, oppure con Xenic se vuole fare qualche video ogni tanto, non lo so. Calcolate che sto video lui neanche sa che lo sto facendo. Oppure un FAQ time, qua sotto mi potete lasciare delle domande dove posso rispondere al prossimo video. Ammesso che sto video lo guarderà qualcuno, perché durerà 20 minuti, ho parlato per 20 minuti a ruota libera. Se siete arrivati fino a qua, complimenti, non ci avete un cazzo da fare. No, grazie se siete arrivati fino a qua e davvero. Grazie a tutti quelli che comunque hanno avuto un pensiero in questi mesi, hanno detto che fine avete fatto, ci mancate e tutto quanto. E comunque è per voi che facciamo video, è per voi che sarò sempre grato e lo dico sinceramente. Grazie pure a quelli che hanno fatto i commenti dove godevano perché non facciamo più video, perché sinceramente non me ne può fregare di meno di voi che godete che non facciamo video. Detto proprio con la più totale serenità, non mi interessa perché ho deciso io di non fare più video. Nessuno me l'ha imposto, quindi se ho preso una scelta in libertà non vedo perché dovrei rosicare se uno gode. Cioè, godi, che mi frega a me. Comunque, detto questo, io vi saluto e niente, scrivete quello che vi pare qua sotto, non cose complottiste, magari domande, se volete, se non ho chiarito delle cose, mi sono dimenticato, chiedete, magari ne parlo nel prossimo video. E bella, ciao!